Edward Ricou, Rodinin Ronco, Radio Weiss, Rodeo dei Venti, Revi di Cielo, non corre Rockefeller Font. Vi ricordo che Radio Weiss corre per i colori della Cumana. Allineamento che è già ultimato. Inizia a prendere velocità la macchina. Più che buono l'allineamento. Chiusura. Re italiano al largo di tutti. Cerca di... Ha qualche problemino, Bielledo lo deve riprendere. E così Ruti griffa le prese con Rory Hucks, che va l'errore di Ruti griff. E così Rory Hucks rimane al comando. Si va al completamento del lancio nell'ordine del 14-6. Rory a comandare the operation. Rambo si ritrae, parte alla grande Rinco per Jet, parte alla grande Rodin in Ronco. E cavalli di fronte al completamento dei 400, viene via con bordata Rotary OK e si presenta 29-6, freeway con un po' di spesa da parte di Rotary OK, che all'attacco della seconda curva Landoverul al comando. 44-4 e così Rotary ora a Menardanza, poi Rory Hucks. L'allargo è invece Radio Weiss, nella scia si pone Rambo, si forma una seconda fila, allargo anche Rombo di Cannone, mezzo miglio in un minuto abbondante e ora controlla the situation Marcos Morgoni il suo ok e ora si va un po' di passo e anche di conserva, si va alla chiusura del primo chilometro, passato nell'ordine del 15-3. Fuori corsa anche l'11 di Ron Howard. I cavalli affrontano la penultima curva, non ci sono variazioni sostanziali, tutti a seguire l'andatura del leader. Mezzo miglia alla conclusione, addirittura 16-1 impiegata, muove le acque il Rombo di Cannone e viene via al largo di tutti i Rombo. Rotary deve accelerare. Si cambia musica, si cambia registro, frazione di fronte in 14 è un battito, riprende vantaggio Rotary, Rombo al largo, si prepara anche Remo Gas, Rotary si distende, lungo i birilli chiusa e Rory Hucks, miglio in 2 minuti tondo, ma molto tondo, Remo Gas al largo di Rombo di Cannone, non c'è spazio per Rory Hucks, controlla ancora e Rotary ok. Retta d'arrivo, Rotary al comando, si ingamba Rombo di Cannone, allargo Remo Gas e mi sa che è Remo Gas il più incisivo, va sul Rombo, si libera Rory Hucks, lotta incerta, i cavalli sono in zona traguardo, la lotta è incertissima e sul palo Remo Gas, Rombo di Cannone è terzo e secondo il numero uno di Rory Hucks. 1:14:04, Roby Vecchione. Nella sua città natale, nella sua campagna natale, blu jeans e maglietta, non c'è niente da fare, dà sempre lezione di guida questo Roberto, e i momenti topici è sempre lui presente, guida alla grande quest'ennesimo Varenne e addirittura dispone degli avversari. Rory Hucks trova un po' tardi la luce, ma tutto sommato non era insidiosa, mentre per il terzo il napoletano Rombo di Cannone spara i suoi colpi, spara il cannone e fa su una terza moneta da circoletto arcobaleno. 2-1-3, il Remo e non Romolo, è lui, Roberto Vecchione, con questo targato gas. Linea alla regia. Ecco. Vittoria, sono 100 i premi figli di Varenne che hanno vinto. Attenzione, momento ancora storico per Varenne. 100° Gran Premio per i figli di Varenne con questo Remo Gas. Signori, Varenne di tutto di più.